27 milioni di euro per la viabilità della provincia di Salerno, di cui 5 milioni e mezzo per la Cilentana. La notizia della pubblicazione del provvedimento della Regione Campania è arrivata stamattina, mentre era in corso una riunione dei sindaci e rappresentanti politici del territorio nell'aula consiliare del comune di Castelnuovo Cilento. Per i particolari fondi che venivano attivati a necessità di un parere dell'avvocatura che è stato reso l'altro ieri, quindi qualche giorno di ritardo, ma insomma un intervento importante che non prevede di intervenire puntualmente su un unico problema, che era quello della frana più volte ricordata sotto Prignano, ma è un intervento che prevede di recuperare tutte quelle problematiche che riguardano la viabilità provinciale in provincia di Salerno. La massima parte sono nell'ambito del Parco Nazionale Centro del Vallo di Diano, la massima parte sono nel Cilento. È una delibera che prevede un impegno di circa 27 milioni, di cui 5 milioni e mezzo vanno sull'intero asse viario della SP430, cioè la Cilentana, perché il problema non è recuperare la frana a Prignano e dimenticarsi di tutto quanto il resto. C'è una frana a Massicelle che sono anni e sulla quale non si è mai intervenuto. Questo asse viario, così come purtroppo tutti quanti gli assi viari nostri, è interessato da numerose difficoltà, l'abbiamo visto anche l'altro giorno. Quindi risolvere puntualmente quella questione non è sufficiente. Abbiamo preferito metterci un po' di tempo in più, ma intervenire complessivamente su tutto l'asse viario della Cilentana e sulla massima parte possibile degli assi viari interessati da dissesto. Io capisco le difficoltà, capisco i disagi e capisco i cittadini che protestano, che intervengono. Capisco meno quando si utilizzano toni strumentali da parte di molti amministratori. Bisogna, di fronte a queste cose, dismettere le casacche e lavorare alla soluzione dei problemi. La classe dirigente, il principio di rappresentanza fonda su questo. Chi è investito della rappresentanza deve risolvere i problemi, non si può limitare a denunciarli, perché se no non andiamo da nessuna parte. Allora io chiedo che tutti quanti insieme concorriamo, come ho fatto per la mia parte, facendo il mio dovere e null'altro, lavorando affinché si desse corso a questa delibera, si concorresse a trovare soluzioni. Credo che tutti quanti insieme, e su questo la filiera istituzionale, lo voglio ricordare, ha funzionato benissimo. Io non ho un buon giudizio dell'amministrazione provinciale dal punto di vista politico, ma devo dire che l'assessore Pirro ha lavorato su questa e anche su altre vicende, per la verità, in maniera egregia, e tutto questo va riconosciuto e va rispettato. E quindi credo che su questo dobbiamo concorrere tutti quanti insieme a trovare le soluzioni, a fare in modo, per esempio, ora che si sono trovati i soldi, a che le procedure si avviino in tempi molto rapidi. I tempi dipende adesso dall'ente destinatario del finanziamento, dei finanziamenti e la provincia. E quindi tocca adesso alla provincia a fare in modo che tutto questo processo si sviluppi in maniera celere. Niente, sì, che è stata finalmente pubblicata la delibera che finanzia questi milioni di euro, circa 25 milioni di euro, se ho capito bene, per questi interventi importanti sulle strade, in gran parte di questi 25 milioni, sulle strade del nostro Cilento. Il problema però è sempre quello quando partono i lavori, perché poi alla fine le delibere vengono fatte, con tutto il rispetto, siamo contentissimi, una grandissima cosa, questa delibera è stata fatta già il 30 dicembre, ma oggi è stata pubblicata. Va bene, ma quando partiranno questi soldi? Quando partiranno i lavori? È questo che i cittadini chiedono. Noi come sindaci siamo ancora prima cittadini e quindi questo chiediamo. Quando? E questo chiederemo con forza venerdì. È uscito questo documento, uscirà oggi, che porteremo venerdì in Comitato Montano, dove c'è si può dire, degli stati generali tra varie istituzioni e cittadini, dove chiederemo appunto i tempi certi, finalmente tempi certi.